Benvenuti a tutti. Si sente? Sì, dai, si sente. Eccoci qui, un grazie alla Maxenza che ha suonato, un applauso per loro. Davvero un grazie per essere qui oggi, perché oggi c'è un motivo importante che ci ha radunato tutti qui insieme. Perché chiamerei qui Roberto e il sindaco Marco Bernizzi. Perché senza di loro questo momento non ci sarebbe stato, perché hanno fatto delle scelte importanti. La prima, quella del sindaco, di investire sui parchi, e poi quella soprattutto dell'associazione La Quercia, che ha donato a questo parco l'altalena. Guarda come dondolo, insomma, era un po' il titolo di questa iniziativa. Quindi lascerei subito a loro la parola, prima a Roberto e poi al sindaco per i discorsi. Grazie mille a tutti. Io mi sono preparato un discorso oggi, non ho fatto come l'altra volta che ho detto quattro cose al volo. Guarda come dondolo è un'altalena per tutti, ma per tutti quei papà e tutti quei ragazzi che normalmente restano a guardare. Infatti abbiamo voluto dedicare a Franco, che è un papà, è stato un papà grandioso della Quercia, e a Moira, una ragazza fantastica della Quercia, questa altalena, perché un papà e una figlia che potranno finalmente anche loro magari da lassù giocare insieme a noi. E insomma, un applauso va a loro, che hanno fatto tanto per la Quercia e che lo fanno sempre, perché sono sempre nei nostri cuori. E speriamo che finalmente sia l'inizio di un'inclusione vera. I nostri progetti di inclusione sono tanti e speriamo, dicevamo prima nelle chiacchiere, che per Natale riusciremo forse a comprare anche la cargo bike, perché anche andare in giro in bicicletta è bello per persone che non possono mai andare in giro. Abbiamo un aviglio bellissimo, abbiamo appena fatto un progetto che speriamo vada bene, speriamo che ce lo votino in tanti, e finalmente anche l'anno prossimo i nostri amici a quattro ruote potranno andare a tre ruote lungo il naviglio, perché abbiamo un naviglio bellissimo, delle piste ciclabili stupende. Grazie a tutti, grazie alla Maxenta che è sempre presente, ormai è diventata nostra amica, vero? Ufficiale? Forse. E grazie a tutti voi che ci siete, e grazie al Comune che ci ha permesso di mettere questa altalena anche qua a Magenta. Grazie. Grazie. No, grazie a tutti, però prima di tutto a questi signori, questo signore qua, alla Quercia, perché altro che noi abbiamo fatto la nostra parte, ma loro l'ha fatta alla grande, la loro parte, e senza di loro non avremmo mai avuto questa altalena. È chiaro che è frutto di una sinergia, di un lavorare assieme, e ancora una volta però le associazioni si dimostrano essenziali, dico semplicemente questo, essenziali,
tante cose senza di loro non li faremmo. In questo caso a maggior ragione, perché l'altalena è l'hanno comprata loro, questo è il punto. Quindi poi noi ci abbiamo messo, per carità, l'abbiamo piantata eccetera, però io ritengo anche giusto dare a ciascuno i propri meriti, quindi i meriti del comune in questo caso, mi permetto di dire, sono secondari, perché è giusto dirlo, loro hanno avuto il merito maggiore. Noi siamo attenti, voglio ribadire questo, siamo molto attenti ai problemi sociali, e tra parentesi voglio davvero anch'io ringraziare molto la jazz band, che sono sempre presenti in certe occasioni, so della loro sensibilità, al di là di ogni battuta, io questo lo apprezzo molto, così come anche Roberto e la sua o band, che sono presenti in tante occasioni, e ci tengono allegri davvero in tante occasioni, perché se è un modo per anche dare un impegno ai ragazzi, va bene, però non è solo quello, il fatto che ci sono sempre, insomma, l'impegno c'è, altro che. Quello che possiamo dire è questo: sicuramente quello che si fa per le persone in difficoltà non è sufficiente, questo va detto con chiarezza. Noi siamo molto attenti e davvero vorremmo fare molto, ma molto di più. I mezzi sono limitati, non dico pochi, ma insufficienti. Piano piano cercheremo anche noi di costruire quella rete con l'apporto di tutti, appena potremo, dando anche noi un apporto diretto, al di là degli apporti indiretti e della volontà che c'è sempre, per dare sempre di più. Perché è vero che le persone in difficoltà possono tranquillamente vivere come gli altri, quando non lo fanno è perché ci sono ostacoli che non dovrebbero esserci. Dobbiamo recuperare un passato davvero in cui non c'era anche a livello urbanistico tutta questa attenzione, e adesso dobbiamo recuperarlo. È un cammino lungo da fare, ma promettiamo di continuare a farlo, per cui prima poi che arriveremo a livelli sufficienti passerà del tempo, ma certamente tappe importanti bisogna farle. Abbiamo in mente anche noi degli altri progetti importanti sul versante delle persone in difficoltà, e speriamo anche noi di comunicare, non dico a brevissimo, ma insomma in tempi brevi, non lunghi, anche qui qualcosa di interessante. Quindi davvero un grande grazie anche a Enzo, assessore selvaggio di Calendaig, eccolo lì, ecco, che sui parchi ha lavorato molto quest'ultimo anno, poi ha lavorato molto sulla città, qualcuno dice perché vengono le elezioni, no, perché gli anni scorsi non c'erano i soldi, avremmo preferito non correre così come dei disgraziati in tempi brevi per recuperare gli anni in cui non abbiamo potuto fare. Grazie a lui, grazie a Marzia Bastianello, che anche lei su questi temi si spiega molto. I miei assessori, insomma, il comune c'è, e oggi siamo qui in un bellissimo momento che vorrei davvero che ce ne fossero di più e inaugurare di più queste bellissime attrezzature. Quindi grazie a tutti, grazie a voi, grazie anche ai genitori dei ragazzi, perché la Quercia tutta va menzionata. State facendo una grande cosa, andate avanti a farlo, e noi saremo sempre con voi. Grazie a voi. Bene, io direi...